preoccupazioni di un cittadino che fa parte attivamente di un comitato che si costruisce perché vengono schiacciati, come dire, anche gli investimenti materiali, mentali, culturali che una comunità piccola come la nostra, non sto parlando solo di Aquilonia, sto parlando di questo territorio altirpino che è uno sputo di voti rispetto al bacino di utenza elettorale che può fare Napoli, un quartiere di Napoli, ci sopplasso, un palazzo, Napoletano, un quartiere di Napoli fa tutta quanta, come dire, l'altirpina in questione di voti, quindi mi rendo conto che la politica non ha interesse, e ascoltai l'ex ministro Matteo Liampozzuoli parlare della destinazione, il nostro ex ministro dell'ambiente, parlare della della vocazione di questi territori che erano destinati secondo questo piano ambientale alla discarica di rifiuti e all'impianto eolico, insomma, perché tira vento, qua non c'è niente. La solita questione è che qua non c'è nulla, per il motivo per cui non scavano le sovrintendenze, perché tanto non c'è nulla. I Sanniti hanno immaginato un nuovo modo abitativo e l'hanno codificato nella casa sannita a Pompei, che poi è diventata la forma della città occidentale che ancora oggi esiste. I Sanniti non esistono, non esistono né per la storia né per la politica recente. Dicevo, le sottodeclinazioni possibili di queste preoccupazioni che Michele doveva necessariamente sintetizzare possono essere per esempio i pensieri che ci stiamo facendo tutti in un ambiente di malsano, di deregolamentazione, di, come dire, assenza di regole generali e condivise. Che può succedere? Possiamo immaginare la collusione tra il pubblico ufficio e le società dell'eolico. Sarebbe bello fare il vaglio, come dire, seguire il filone finanziario di queste attività di profitto sul territorio. Arrivano, ed è una domanda, anche nelle casse dei funzionari della pubblica amministrazione. Chi gestisce, chi autorizza, chi programma, chi stabilisce il terreno piuttosto che un altro, e mi riferisco alle procedure semplificate, perché la normativa ha subito snellimenti e allargamenti delle maglie consistenti e considerevoli. Sono domande che ci poniamo, insomma, sarebbe bello seguire il flusso finanziario, è un'attività impegnativa, onerosa, però per la trasparenza dovrebbe essere necessario sapere se c'è conflittualità tra chi decide, chi installa e i benefici diretti. Non sto parlando dei benefici che può trarne una comunità, sottodeclinazione numero due. È sempre difficile da determinare il voto di scambio, però e si vota, diciamo, in questo territorio in maniera dissimmetrica, e quindi siamo sempre più o meno a macchia di leopardo interessati da attività elettorali. In un'attività di deregolamentazione, in un'attività deregolamentata, potrebbe venire in mente a qualcuno di vendersi la possibilità di lottizzare un terreno piuttosto che un altro? È un voto di scambio, insomma, promettere e garantire attività in un determinato settore del territorio piuttosto che un altro potrebbe essere un'attività che solletica, insomma, naturalmente l'attività dei politici locali, e questa è un'altra domanda che ci poniamo. Mi rendo conto che il voto di scambio è una questione difficile da affrontare. Poi c'è il mini eolico, che è la questione che interessa tantissimo, diciamo, in questo momento, in questo frangente, diciamo, della vita della comunità, il mio paese, che è Aquilonia, che inizialmente è stato investito dall'attività del macroeolico che tutti hanno subito, almeno in termini di presentazione di richieste, domande e autorizzazioni, ma adesso l'escamotage normativo con le procedure semplificate permette l'installazione di mini eolico. Un mini eolico è alto 50 metri, insomma, 50 metri, il campanile del mio paese, che è la struttura, il nostro skyscraper più grande, è alto 23 metri, insomma, 50 metri nel paesaggio, e pare che le richieste volino su cifre a più zero, insomma, si parla di 200, pare essere una foglia di fico. Insomma, il mini eolico dovrebbe essere lo strumento che la normativa concede agli agricoltori per autoprodurre l'energia e andare avanti in un territorio difficoltoso, in un territorio difficile dove il grano costa 16 centesimi a quintale.
E questo deve essere un incentivo, però poi vediamo che ci sono imprenditori dell'eolico che si nascondono dietro questa attività puntuale dei cittadini ed organizzano lottizzazioni abusive. Chi è che riesce a verificare tutto questo? Certo, i comitati si possono impegnare, possono studiare le carte, diciamo, facciamo corsi di aggiornamento grazie ai tecnici e agli esperti dei comitati, ma è difficile, insomma. Sgamare questo tipo di attività non è semplice, ne va ovviamente, ed è un territorio inutile raccontarlo al vicepresidente, esporsi in questo modo in una comunità significa essere tagliato fuori da determinate dinamiche. Tutte le persone che stanno qua, che partecipano agli incontri, che parlano, prendono in carico la responsabilità per tutti di essere crocifissi, perché quando si spengono i riflettori, quando i giornalisti che ci aiutano vanno via, quando le telecamere si spengono, rimaniamo noi e la nostra disgraziata esistenza in questi posti dimenticati. Il Mineolico è un grande affare, basterebbe farsi delle domande: chi gestirà la rete, come si connettono, davvero un agricoltore riesce ad organizzare un servizio di distribuzione dell'energia elettrica, davvero in un appezzamento di terreno come un fazzoletto è necessario installare una pala eolica da 50 metri il cui consumo per l'80% deve essere destinato ad un'attività agricola che produce 3 sacchi di grano. Sono imprenditori allora dell'eolico, sono organizzazioni in rete che fanno capo a qualcun altro. Queste cose devono essere portate a galla. Non è possibile, cioè non siamo ai tempi di Pappagone, insomma studiamo tutti internet, ce l'abbiamo tutti. La puzza di marcio si sente, la puzza di marcio si sente perché le questioni non sono giuste, se non sono giuste non sono belle. Diceva Pasolini che la bellezza deriva dalla giustezza delle cose. C'è un filmato sulla città di Orte che invito tutti quanti a vedere, si discuteva della forma della città, della forma del paesaggio. Questa è la risorsa per cui la Comunità Economica Europea ha buttato su questo territorio migliaia di euro, miliardi, per lo sviluppo turistico sostenibile, migliaia del territorio, è indicato in tutti i protocolli di sviluppo. Mi dovete spiegare come si mette assieme il rurale con l'impresa dell'eolico selvaggio, perché per noi l'eolico è tutto selvaggio. I livelli di saturazione, di produzione del territorio, di utilizzo della risorsa sono ben più che superati. Si utilizzano le risorse quando il sistema territoriale resta in equilibrio. Dopo l'utilizzo della risorsa c'è lo sfruttamento, noi siamo ampiamente nella fase dello sfruttamento. In Germania, in Olanda, quando si è cominciato a fare installazione dell'eolico, il principio fondamentale che sottostà, che è una regola, è il principio di densità. Una pala eolica sufficiente a 2000 persone. Il principio di densità è una regola, come dire, elementare, che capiscono anche i bambini. Noi non siamo in grado, la regione Campania, di inserire un principio che sia uguale alla base del governo del territorio. Ci sono esempi, basta copiare, insomma. La Puglia non è sicuramente un esempio da seguire perché l'ha fatta la regolamentazione, ma ha sbracato comunque, insomma, il territorio non mi sembra che sia stato valorizzato. L'ultima suggestione, perché per carità di Dio, io non lo so fare l'investigatore, vorrei essere Montalbano, non lo so. Però prendo, guardo e leggo l'inchiesta di Gomorra, il buco di fondazione di una casa, una cava lasciata in disuso, un fosso, i fossi, se vi ricordate il film o avete letto il libro, un fosso è allettante per la criminalità. Bisaccia è stata interessata da un traffico di rifiuti tossici allucinante che lancia un'ombra terribile sul territorio. Quanti fossi, quanti 6.000 metri cubi di terreno sono stati sottratti per la fondazione di una pala eolica? Chi è andato a controllare lo sversamento di cemento? Sono consentite percentuali di mixaggio del cemento in fondazione che sono dei veri e propri smaltimenti di rifiuti tossici, ma chi ci garantisce, e tutti l'avete visto, il getto fondazionale fatto a gennaio all'una di notte, chi garantisce che cosa è stato infilato là sotto? Chi andrà mai a fare un sondaggio a quelle profondità per tutte quelle pale eoliche installate? Quanti metri cubi di
immondizia possono essere finite là sotto, immondizia se ci va bene, di rifiuti esausti, tossici, di lavorazione, fanghi. L'ARPAC sta controllando? Abbiamo dei rilevatori Geiger? C'è un piano di volo? Queste sono tutte suggestioni, vicepresidente, da cittadino che non ha gli strumenti per investigare, ma ha sicuramente la coscienza e la consapevolezza, perché ci ascoltiamo tutti quanti, siamo costretti a surrogare la politica, perché la politica non ci dà tranquillità, e ci raccontiamo sempre queste cose. Ogni volta che ne vediamo crescere una, salire una, a una velocità stratosferica da Aquilonia, sembra che lavorano solo per quello. Ci facciamo queste domande, queste ed altre domande, insomma, poi non vogliamo scendere nel dettaglio delle questioni, però mi pare che le questioni siano affrontate da tutti i cittadini in questo modo, solo che non abbiamo il supporto della politica, non abbiamo il supporto degli organi inquirenti, non abbiamo il supporto, almeno fino ad ora, fino a questo momento, fino a quando la voce è salita, e grazie anche ai media siamo riusciti a sfondare, come dire, il muro, come dire, del silenzio, perché questa è una specie di acquitrinio, noi parliamo, ci incazziamo, ma non riusciamo a uscire fuori dallo stagnetto in cui ci troviamo. Non abbiamo i giornali nazionali, è venuto il giornalista di Terra che ha fatto il suo servizio, una rete nazionale, però non è stato approfondito, come dire, il tema come volevamo. Ci poniamo queste domande, siamo preoccupati e vorremmo anche da lei delle risposte confortanti, o almeno che diano una traccia di luce in mezzo a questa disperazione in cui ci troviamo, perché siamo inermi e questa condizione di impotenza può generare varie cose, insomma. Io non nascondo che, insomma, la rabbia a volte sale veramente a livelli incontenibili, insomma. Che non ho un bazooka, se no, insomma, provvedevo io, non so che mi voglio fare 40 anni di galera, ma provvedo io, un arsenale buono, sistemiamo la questione, voglio dire, ma io faccio l'architetto, al massimo disegno un bazooka, non so manco come si usa, per dire, però questo è il